Io ad esempio penso di essere, di essermi concessa di vivere anche le emozioni negative, ad esempio anche il fatto che all'inizio c'è stato un momento in cui non lo volevo. Ogni mattina mi alzavo e dicevo: speriamo che domani non ce l'ho più il bambino in pancia. Questo e con questa, la prima gravidanza? Sì, ma devo dire anche con la seconda. Ah, sì. E questa è una cosa che non puoi dire alle persone, perché la mamma sa tutto e ama suo figlio già dal primo secondo. E invece il fatto che io non ho mai negato le mie emozioni, anche quelle che socialmente non sono tanto accettate per una mamma, secondo me mi ha aiutato poi a poi farmi un percorso che è stato tutta discesa. Anche il fatto quando appena è nata tutti ti dicono: ah, quando l'avrai tra le braccia saprai cosa fare. Ma chi l'ha detto? Dei non pazzi. È così.